Buongiorno amici, in questa nostra pillola di storia napoletana oggi parleremo di un quartiere della nostra città, o meglio di un rione, e sto parlando del rione Sanità. Il rione Sanità è frequentato dai cittadini e dai popoli della città di Napoli da circa 3.000 anni, ma ha una storia molto particolare. In epoca greca e in epoca romana, fino all'epoca tardoantica, non è una zona abitativa, ma bensì è considerata uno spazio fuori le mura, uno spazio utilizzato per le cave di tufo. Difatti, si estrae moltissimo del materiale di costruzione utilizzato per l'intera città, per l'intero centro storico, sia come luogo sacro e un luogo di sepoltura. Difatti, vi sono ipogei ellenistici, ma anche ipogei paleocristiani, parlando di San Severo, San Gaudioso, San Gennaro, dei posti bellissimi, ancora oggi visitabili. La storia di Rione Sanità, più o meno come noi lo conosciamo, inizia in epoca vicereale. Dovete sapere che in epoca vicereale, sto parlando del 5-600, era vietato ai napoletani di trasferirsi al di fuori delle mura. Questo perché le autorità spagnole preferivano, per operare un migliore controllo sul territorio e sulla plebe, di mantenere tutti quanti all'interno, e questo causava un incredibile sovraffollamento e sovrappopolazione, con condizioni igieniche davvero, davvero difficili. Questo fu uno dei motivi dello scoppio della Grande Peste del 1656, e Rione Sanità è legato proprio a questa peste, in quanto il grande cimitero e le fontanelle, che prima del 1656 era principalmente un'enorme cava di tufo, venne utilizzato per tumulare, nel giro di pochi mesi, addirittura 40.000 salme, 40.000 salme di caduti proprio di questa epidemia. Si chiamava le fontanelle perché probabilmente in epoca antica c'erano delle piccole sorgenti di acqua utilizzate come fontane, ovviamente per riempire le langelle, come si suol dire. Successivamente, nel 1700, il Rione Sanità ha quello che possiamo dire un boom costruttivo e un boom economico, tutto legato all'epoca borbonica, con Carlo III di Borbona. La città si allarga finalmente al di fuori delle mura medievali e vicereali e principalmente su due direttrici. Una direttrice che porta al mare, la zona di Chiaia, la zona di Posillipo, la zona del Vomero, con palazzi nobiliari sempre con la riviera di Chiaia, e una direttrice che invece porta verso la reggia, la nuova reggia dei sovrani, la reggia di Capodimonte, e principalmente investe proprio la zona della sanità. Ad esempio c'è Palazzo dello Spagnolo, Palazzo San Felice, sono dei palazzi bellissimi del Settecento napoletano. Il Settecento, quindi, abbiamo detto che è un'epoca estremamente prospera, la sanità si riempie di palazzi nobiliari, di chiese, è l'epoca dell'oro, fino al decennio francese napoletano. Nel decennio francese napoletano, siamo all'inizio dell'Ottocento, è sovrano a Napoli nel Gioacchino Murat, che oltre a essere un valente generale, è probabilmente il primo sex symbol internazionale riconosciuto, era anche un illuminista, un costruttore, e pertanto idea per raggiungere la reggia di Capodimonte, quello che noi oggi chiamiamo Ponte della Sanità, o come sarebbe propriamente detto, Ponte Maddalena Cerasuolo, che era una partigiana. Il Ponte Sanità taglia la città, abbrevia lo spazio verso la reggia di Capodimonte, si riunisce a Corso Napoleone, e Corso Amedeo di Savoia attuale, e porta direttamente alla reggia. Questo però cosa comporta per il secolo e i due secoli successivi? Che la sanità è isolata. I nobili mano a mano l'abbandonano e comincia questo aspetto prettamente popolare di rione isolato, che prima ovviamente la sanità non aveva. Si comincia a costruire nei giardini lussuosi dei palazzi e delle opere pie, cominciano a sorgere palazzi sempre meno nobiliari, sempre meno importanti, fino a creare l'idea della sanità popolare che oggi abbiamo. La sanità è legata all'idea di Napoli, no? Ci sono film loro di Napoli, Ieri, Oggi e Domani, Totò, Edoardo De Filippo, insomma, sanità e napoletanità negli ultimi due secoli vanno a braccetto. Si è avuto un progressivo peggioramento del tessuto sociale e tessuto economico della sanità, principalmente negli anni del dopoguerra, e però stiamo attualmente assistendo negli ultimi 20 anni a una nuova epoca dell'oro. La sanità sta risorgendo alle sue ceneri grazie al turismo e grazie alla nuova economia che, insomma, sta facendo sorgere numerose nuove piccole realtà imprenditoriali. Io sono Ruggero Savarese e spero che questa mia pillola di storia napoletana vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, magari lasciate un like e condividete. Alla prossima!